Ciao, io sono Lara e nonostante appunto la pioggia mi abbia devastato i capelli, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale. Se non ci siamo mai visti, comunque capirai dallo sfondo e da quello che sto per dirti che su questo canale io parlo prevalentemente di quello che leggo e mi piace parlarne anche con te, scambiarci opinioni, eccetera. In favore di tutto questo e mantenendo, diciamo, una certa coerenza, io ti propongo una sfida di lettura. Che cos'è una sfida di lettura? Una sfida di lettura è un qualcosa, un obiettivo che i lettori si danno per leggere un pochino di più o in maniera un po' più varia rispetto al solito. Questa è una cosa che a me è piaciuta molto quest'anno. Io ho sviluppato la mia prima reading challenge, sia nel senso che è la prima volta che ne scrivo una, sia nel senso che è la prima volta che partecipo attivamente a una cosa del genere. Troverai magari un po' triste che io partecipi alla mia stessa sfida di lettura, ma credo che quest'anno il tutto abbia un po' più senso. Se senti dei rumori di sfondo è perché di là i miei genitori stanno facendo il pesto, e visto che col pesto non si scherza, io non potevo certo interromperli. Io in questo 2015 ho proposto questa sfida di lettura. Si chiamava Ars Noctis Reading Challenge e comunque io ne parlo al passato, ma se vorrai svilupparla durante quest'anno, su Goodreads o su tutti i social network che io di solito utilizzo, troverai gli estremi per continuare a fare questa se ti interessa, se credi che sia più semplice, più al tuo livello o semplicemente se ti piace di più, tu comunque puoi pensare di sviluppare questa. Non mi dilungo molto oltre perché c'è un video con la stessa cartellina, eccetera, in cui ti parlo di questa cosa che io avevo pensato. Fatto sta che io l'avevo sviluppata però su 7 mesi, quindi secondo me per un anno intero ci voleva qualcosa di un pochino più denso, di un pochino più carino. Ed ecco perché da questa, che fra l'altro è scarabocchiata perché è quella che io ho sviluppato quest'anno, sono arrivata a questa. Ora, dalla videocamera non si vede granché. Questa comunque è la nuova sfida di lettura che io ho pensato per il 2016. Se vorrai partecipare con me durante quest'anno, appunto, avrai 12 mesi interi per sviluppare tutto ciò. Sono 36 punti, mi rendo conto che non siano pochissimi, ma come noterai in più di una voce, c'è qualcosa che cita cose tipo un volume piuttosto che una storia. Beh, in quei casi tu sei, diciamo, autorizzato a leggere un libro o un fumetto. E secondo me il tutto lo rende un pochino più vivibile. Ora, ho creato da questa parte i campi, vedi dove puoi inserire i titoli che hai letto, perché l'ho trovata una cosa abbastanza intelligente. E in fondo, arriviamo al punto, se non me lo do sulla testa magari, c'è scritto chi mi ha aiutato a mettere insieme questa challenge. Ora, io vedrai che alterno la parola italiana alla parola inglese semplicemente perché sfida di lettura mi suona particolarmente male, non perché io sia chissà che anglofona. Allora, appunto a piedi pagina rispetto a questa cosa, risulta che ovviamente è stato fatto da Castelli di Carta, che sarei io poi alla fine, e risulta anche chi mi ha aiutato a mettere insieme questa cosa, ossia Books and Lipstick, Libreria Infinita, Le Pagine di Leda e Prismatic 310. Queste sono le quattro persone che mi hanno aiutato, ovviamente hanno dei nomi propri, però io ho inserito i nickname che hanno su YouTube, quindi se vuoi andare a vedere i loro canali, sempre ammesso che tu non li conosca già, saprai anche chi sono esattamente e che faccia hanno le persone che mi hanno aiutato. Se poi ti interesserà, magari sul blog indicherò anche quali sono le voci che hanno scritto le persone in questione. A dire la verità, io le ho adattate un pochino perché volevo che avesse una coerenza la challenge e tutto lì. Non prendere questa cosa come il Vangelo secondo Lara, ok? È semplicemente un'indicazione, un qualcosa con cui io personalmente mi metterò alla prova. Io credo, e parlo per esperienza, che 36, anche tutti i libri, cioè 36 libri, si possano leggere tranquillamente in 12 mesi. Se ti sembrano troppi, ovviamente, tanto per cominciare c'è l'altra challenge che è un po' più piccola, ma, e secondo me è molto importante, sia che tu barri una sola casella, sia che tu ne barrerai 35, io credo che sia comunque un grande risultato. Tu ricordati sempre che, come dire, la media di lettura, soprattutto in Italia, è calata tantissimo negli ultimi anni e che quindi, se vorrai, cercheremo di tirare un po' su questi numeri anche utilizzando questa sfida, perché no? Ora, non esageriamo, non è che sia una grande iniziativa culturale la mia sfida, però può essere comunque un inizio per farti leggere qualcosa di un po' più particolare. Perché no? Allora, io ora ti leggo i vari punti. Se hai qualsiasi dubbio, chiarimento da richiedere, eccetera, tu mi trovi in tutti i contatti che trovi all'interno di questa descrizione. Probabilmente ti lascerò l'immagine in formato JPEG, il PDF, se preferisci scaricarlo il PDF, e cose di questo tipo in modo che tu possa direttamente scaricare questa cosa così come io l'ho pensata e stampartela e appiccicartela da qualche parte se ti interessa farlo.
Un volume da cui è stato tratto un film o una serie TV. Credo che questa sia abbastanza chiara. Un volume di un autore che non ha mai letto. Anche qui direi che ci siamo. Una storia che ti è stata consigliata. Qui, se vuoi, spendo due parole al riguardo. Secondo me, per come la vedo io, se vuoi che un amico, un parente, un conoscente, eccetera, ti consigli qualcosa, benissimo, perfetto. Altrimenti, voglio dire, su YouTube, nei blog e altrove online ci sono tante persone che parlano di quello che leggono o che consigliano quello che gli è piaciuto di più, eccetera. Io penso che tu possa trovare un consiglio anche da quelle parti, per non parlare del fatto che puoi chiedere a un bibliotecario piuttosto che a un libraio, ok? Una biografia. Qua è molto generico, come altre volte, proprio perché io l'ho pensato anche in modo che tu possa leggere un fumetto, non lo dico tutte le volte. Un classico, una raccolta di racconti o di storie brevi. Un'opera teatrale. Io qua intendo non il libretto dell'opera nel senso dell'opera lirica, ok? A parte che vale lo stesso. Però io mi riferisco più a qualcosa tipo una tragedia piuttosto che una commedia, cose tipo Aristofane se ti piacciono le commedie greche, piuttosto che un Amleto o un Macbeth se ti interessa Shakespeare, cose di questo tipo. Ecco, sono tutte opere teatrali che vanno benissimo per soddisfare questo punto. Un volume di più di 500 pagine, un libro illustrato, una storia vera. Ora, per una storia vera io intendo qualcosa che sia documentato, non da te con chissà che studio, ma di solito c'è scritto, non è molto difficile individuare appunto se si tratti effettivamente di una storia vera. Una storia adatta ai bambini. Io qua non ho voluto scrivere un libro per bambini, ma voglio che tu capisca il senso, cioè quello che leggerai, pensi che possa essere letto anche da un bambino? Se sì, va benissimo anche per spuntare questo obiettivo. Una storia scritta di più di 1000 anni fa. Mia madre, quando ha letto questa cosa, perché gliel'ho fatto leggere un attimo, mi ha detto se ero impazzita. Secondo me, invece, ha molto senso, perlomeno per come io ho letto negli ultimi anni. Cioè, io credo che riscoprire un pochino quello che hanno scritto, soprattutto nell'antica Grecia, sia molto importante, molto bello e di estrema facilità. Prova, come ho detto prima, un Aristofane. Se ti interessa di filosofia, prova un Platone. Se ti interessa invece di drammi, proverai altra gente. Ma comunque, secondo me, certa gente che viveva in Grecia aveva tirato fuori delle cose che sono attuali come non mai. Quindi io parlo prevalentemente, se vuoi un mio suggerimento, di roba che si riferisca per esempio agli antichi greci, piuttosto che ai latini o romani se preferisci. Però c'è un sacco di roba che è stata scritta più di 1000 anni fa, cioè puoi veramente attingere a tante tradizioni, la tradizione medievale, cioè c'è di tutto. Fidati che non sono impazzita, ci sono tante cose che puoi leggere a riguardo e quasi tutte sono state adattate in un italiano un po' più moderno, quindi non avrai particolare difficoltà a leggerle. Un volume pubblicato quest'anno. Io ho scritto quest'anno perché se qualcuno volesse poi affrontare questa cosa oltre al 2016 avrà comunque qualcosa di sempre attuale, ma ovviamente si intende nel 2016. Perché? Perché a volte anche io pecco di questo, mi trovo a leggere roba che appunto magari è stata scritta 1000 anni fa piuttosto che 800 o 200 anni fa e non leggo tanto di scrittori contemporanei e questo credo sia un peccato, ecco perché ho inserito questo punto. Un volume in lingua originale. Qua l'anno scorso ho scritto una cosa che ha dato problemi a un po' di gente. Io intendo con lingua originale anche un volume in lingua italiana, perché no? Purché sia scritto in italiano, non so se rendo l'idea, cioè un libro di uno Stefano Benni parlando di cose che ho letto relativamente in tempi recenti. Se invece vuoi leggere per dire Shakespeare, la lingua originale è l'inglese, non te lo devo dire io, ma per farti capire che lingua originale, io intendo lingua originale, punto. Qualsiasi essa sia, se tu sei in grado di leggerla, ovviamente andrà benissimo per soddisfare questo punto. Un volume tradotto, stesso discorso di prima. Io non intendo dire che tu debba leggere cose in inglese o altro, se tu leggi qualcosa in italiano che però è originariamente scritto in un'altra lingua, va benissimo. Piuttosto che sto guardando qua Tolkien in italiano in traduzione e via discorrendo. Un volume di un autore africano e a seguire si assomigliano, quindi li leggo tutti insieme, un volume di un autore americano e un volume di un autore asiatico. Io ho voluto mettere tutti e tre, diciamo, i continenti che io pensavo fossero più interessanti in questo caso e li ho scritti in realtà maiuscoli perché secondo me c'era tutto un senso. Probabilmente secondo la crusca io avrei dovuto scriverlo in minuscolo, ma non ci dilunghiamo. Ad ogni modo, africano è abbastanza semplice, ma americano e asiatico magari meritano un paio di parole. Io per asiatico intendo qualcuno che sia nato in qualsiasi stato del continente asiatico, così come per l'America intendo le due Americhe. Quindi compreso Canada, Messico, piuttosto che Cile, Perù, eccetera. Mi rendo conto che non sia molto intuitivo, ma ti faccio capire che io intendo esattamente questo. Io volevo parlare di tre continenti differenti, volevo leggere qualcosa di un po' diverso quest'anno e volevo
perché no, far sì che anche tu potessi fare lo stesso. Quindi ho scritto questo proprio per appunto rendere la nostra esperienza di lettura un po' più eterogenea. Spero tu non lo troverai una costrizione appunto eccessiva, ma secondo me potrebbe avere un senso. Non ultimo il discorso che un sacco di questi autori scrivono anche in inglese, tipo in Sudafrica si scrive un sacco in inglese piuttosto che in India, eccetera, ok? Quindi secondo me anche se vorrai leggere in inglese è una cosa che si può fare. Quella storia che vuoi leggere da una vita, qui penso sia abbastanza esplicativo, una raccolta di poesie o un libro scritto in versi. Dunque, una raccolta di poesie io credo sia un po' più semplice da leggere, anche se la gente non ci crede molto. Ci sono raccolte di poesie da 10 pagine, da 100 pagine, da 1000 pagine, cioè ci sono un sacco di tipi di raccolte di poesie, ci sono un sacco di poeti diversi e leggere di poesia secondo me è una cosa molto bella, molto interessante, altamente formativa, ma non solo dal punto di vista della cultura, proprio a livello anche emotivo. Cerco di non parlare troppo, ma volevo dirti che ho inserito anche un libro scritto in versi, perché se vuoi cose come l'Orlando Furioso piuttosto che un Dante o cose di questo tipo, magari se non ti interessa la poesia scarna e pura, potresti trovarlo più accessibile. E io trovavo che fossero cose relativamente simili, anche se la poesia spesso può, per esempio, non presentare rime, mentre i volumi scritti in versi di solito sono tutti in rima. Vedi tu, ovviamente in questo caso non puoi leggere un fumetto, ma di nuovo non mi dilungo più di tanto. Un volume di un autore che abbia le tue stesse iniziali. Qua cominciano le cose che sono state scelte da altre persone, ma non è che mi tiro indietro, sono cose che mi sono piaciute e che ho voluto appunto condividere con te. E in questo caso però è piuttosto semplice, l'iniziale del tuo nome e del tuo cognome, cerca un autore che corrisponda e via. Poi, un volume che ti spaventa o ti intimorisce. Qua io ho, diciamo, fatto una specie di arzigogolo rispetto a quello che mi aveva detto lei e volevo dirti che, per esempio, se ti spaventano i volumi molto grandi, sopra le 1000 pagine, vanno benissimo in questo caso, un volume che pensi che ti possa spaventare nel senso che il contenuto sia forte, magari un horror o un thriller, qualcosa di questo tipo, va benissimo. Qualcosa che semplicemente hai sempre avuto paura di leggere per qualche motivo, ecco, va benissimo anche in quel caso. Per esempio, nel caso dei fumetti, so che un sacco di persone hanno avuto timore di affrontare Sandman piuttosto che Watchmen perché sembrano opere eccessivamente complesse o eccessivamente lunghe. Ecco, va tutto bene in questo caso. Una storia premiata, qua io ho contratto un pochino quello che era stato il suggerimento e si intende o un libro che abbia vinto qualcosa tipo Il Premio Campiello piuttosto che Lo Strega, piuttosto che Il Bancarella, quello che ti pare, o nel caso dei fumetti, per esempio l'Eisner Award, quello di cui io parlo più spesso e che effettivamente è un po' più seguito, ma ce ne sono tanti altri. Quindi un libro o un fumetto che abbia vinto un premio è quello che devi inserire all'interno di questo punto. Se vuoi la mia opinione, secondo me andrebbe bene anche qualcuno che abbia letto il Nobel, che abbia vinto il Nobel per la letteratura, che non viene vinto per un libro singolo, ma per una, diciamo, vita di opere in genere, va bene anche in quel caso, cioè voglio dire, prendi il libro tale scritto dal tizio che è comunque a premio Nobel, a me va bene perché è comunque un premio. Poi vedi tu, nessuno verrà a casa tua a controllare cosa stai facendo, diciamo la verità. Un volume storico scritto da un contemporaneo. Anche qui io ho arzigogolato un pochino quello che mi era stato scritto, ma credo sia abbastanza chiaro. Qualcosa che è stato scritto, diciamo, negli ultimi anni, un contemporaneo in genere è un autore che sia ancora vivo, quindi diciamo negli ultimi 60 anni, per essere abbastanza onesti, e allora andrà bene, basta che tratti di qualcosa che non sia effettivamente contemporaneo. Un fantasy con più di 300 pagine. Qua mi sono attenuta pedissequamente a quello che mi è stato suggerito perché penso sia piuttosto esplicativo. Una storia che ricordi l'inverno. Anche se per dire qualche detective story di qualche tipo ti ricorda la tua copertina e la tua tazza di tè quando lo bevevi e quindi ti ricorda l'inverno, va benissimo, vedi tu. Un libro pubblicato negli anni 90, si intende chiaramente dal 1990 al 1999, e anche qui vedi tu, c'è un discreto parco di cose. Una storia scritta a quattro mani, in questo caso con i libri magari ti risulterà un pochino più difficile, ma ci sono diversi libri che sono scritti da due persone, ma soprattutto ricordati che nei fumetti quasi tutti sono scritti a quattro mani, di solito c'è una persona che lo disegna e una persona che lo fa la sceneggiatura, quindi vedi un po' tu, ma con i fumetti vai abbastanza sul sicuro. Un volume poco conosciuto. Per un volume poco conosciuto tu dirai, vabbè, ma con che criterio? Beh, se utilizzi Goodreads è considerato poco conosciuto proprio dal sistema un libro che abbia meno di 10.000 valutazioni sul sito, quindi in quel caso te la cavi abbastanza semplicemente. Se invece vuoi sapere in generale, beh, io ti dico semplicemente che se non hai sentito parlare da ogni anima viva,
va bene, voglio dire. Un volume con un vegetale nel titolo. Qui io spero di aver interpretato bene quello che mi è stato suggerito e credo che valgano bene, voglio dire, che vadano bene dalle carote agli ortaggi di vario tipo, ma vadano anche bene gli alberi di vario tipo, vuoi l'olmo piuttosto che il faggio, piuttosto che il pino, eccetera. Credo vada bene, potrei sbagliarmi nel caso lei mi correggerà nei commenti. Una storia che parli di libri. Qua c'era qualcosa che non c'entrava assolutamente niente, ci siamo picchiate tantissimo fino ad arrivare a questo. Spero che ti vada comunque bene, ti piaccia, perché comunque qualcosa che piace leggere di solito ai lettori accaniti come me e altri, quindi qualcosa che abbia a che fare con, per esempio, una biblioteca, con una libreria, con cose di questo tipo, o semplicemente con una persona che lega i libri o che li legge tanto, cose di questo tipo. Una storia che parli di musica, anche qui ho parlato di almeno due o tre titoli di questo genere negli ultimi, anche solo che negli ultimi mesi, è un argomento che a me è molto caro, quindi sono stata felice di includerlo, diciamo, quando mi è stato suggerito. Una storia ambientata in India, qua invece la collocazione è geografica, anche qui c'è di tutto, vai da Salgari alle varie cose che ti puoi immaginare. Io sai che ti ho consigliato Kim, consiglio sempre quello quando si parla di India, ma c'è un sacco di letteratura al riguardo, quindi anche qui vedi tu. Un volume scritto nel tuo anno di nascita? Beh, io per esempio sono nata nel 1991, andrò a controllare cosa è stato scritto in quell'anno che mi interessa leggere e leggerò quello, per dire, è molto semplice anche in questo caso. Un libro che sia stato trasposto in un film in bianco e nero, anche qui, assomiglia un pochino magari al primo, però deve essere necessariamente in bianco e nero. Questo ovviamente stringe il campo a tutta una serie di film, come per esempio quelli del cinema muto, ci sono tante cose molto interessanti. E infine un volume citato in un film e in una serie televisiva. Per me, che guardo diversi film e diverse teletelevisive, magari è un po' più semplice. Spero per te che non sia troppo difficile. In altri casi, chiedi aiuto a chi ne sa più di te, in questo caso, vai a chiedere, vedrai che sapranno dirti qualcosa che viene citato in uno di questi casi. Allora, io per stasera ho finito di blatterare. Ci tenevo a girare questo video, a girarlo in una maniera un po' più organica e complessa rispetto all'altra volta, perché l'altra volta avevo creato un po' di dubbi. Dunque, mega riassunto, se tu barrerai da 1 a 36 caselle, io ti stimo comunque, mi fa comunque molto piacere. Se vorrai condividere con me la tua esperienza su Goodreads, io ho creato un gruppo apposta per chi partecipa a queste cose. Ovviamente tutti i link te li lascerò all'interno della descrizione. Se vorrai invece condividerlo su Twitter, Facebook o cose di questo tipo, io ho creato l'hashtag solito che è ArsRC16 questa volta. RC sta per Reading Challenge, Ars è sempre il mio nickname, lascia perdere. Ad ogni modo, io spero che ti farà piacere partecipare insieme a me nelle puntate di Castelli di Carta in Poltrona, cioè essenzialmente le mie live. Io, se potrò, parlerò di qualcosa che possa effettivamente essere utilizzato in questa sfida di lettura. Se vorrai suggerirmi qualcosa da leggere per questo, ci sentiamo ovviamente in commenti e cose del genere. Ti vorrei dare un consiglio. So che usa e va, fra virgolette, di moda scriversi subito la lista di tutti i libri che uno andrà a leggere durante l'anno per soddisfare tutti i criteri. Occhio, che potrebbe essere rischioso. Io mi sono trovata molto meglio ad andare nella mia libreria piuttosto che in libreria o in biblioteca e cercare un titolo che mi sembrava andare bene per quel punto, piuttosto che partire con 36 titoli all'inizio dell'anno. Poi vabbè, se ti vuoi fare la lista della spesa o quello che vuoi, sei felice così, io non sono nessuno per dirti di no, ci mancherebbe. Però quello che volevo dirti è che secondo me metterti subito tutto l'elenco all'inizio potrebbe crearti un po' di ansia. Ad ogni modo, se vuoi fare un video in cui mi parli di questa cosa, di cosa ne pensi, di come è andata quest'anno, piuttosto che appunto cosa leggerai per l'anno prossimo, se le vuoi già segnare, cose del genere, sarò contenta di vederlo, quindi magari segnalamelo. Idem per post sul blog che mi sono stati segnalati quest'anno e ho letto con molto piacere, o cose su Goodreads di vario tipo. Tieni solo presente che io non uso più Anobi, quindi lì non ti posso essere utile, ecco. Per il resto, se sono nella descrizione di questo video, sono cose che uso ancora e ci possiamo sentire lì. Un'ultima indicazione: se utilizzi Goodreads, occhio che l'anno scorso non l'ho fatto solo io. Se vuoi, puoi indicare i libri che stai leggendo per la sfida con la tua mensolina, quindi mettere la mensola Tizio Caio Sempronio per dire con sto leggendo Conan Doyle piuttosto che sto leggendo Tizio Caio, ecco, va tutto bene. Questo per rendere semplicemente l'esperienza magari un po' più, diciamo, di condivisione con altri, tutto lì. Io ho parlato davvero troppo per questo genere di video, spero però di averti dato tutte le indicazioni del caso. Sul mio blog ovviamente farò un post in cui spiego bene tutto questo, ci sentiamo dove vuoi, io spero di aver fatto qualcosa che ti faccia piacere, io parteciperò e ti aspetto e spero che anche tu parteciperai insieme a me. Questo è davvero tutto e ci vediamo alla prossima, buon anno e nel 2016 avremo a che fare anche con questo, ma non solo, fidati che parlerò anche di qualcos'altro. Ciao!